scendono le prenotazioni per vaccinarsi in provincia di Teramo, elemento che preoccupa l'ASL teramana e che si appella alla popolazione perché non rimandi la seconda dose del vaccino a dopo l'estate. Il numero dei positivi al Covid si è attenuato, ma continua ad esserci. Solo nella giornata di ieri sono stati 20 i casi, con 2 ricoverati. Entrambi avevano già ricevuto la prima dose del vaccino. Ad ammalarsi sono adesso soprattutto i giovani, dai 15 ai 25 anni, che sembrano non rispettare le regole di sicurezza. Feste tra amici o negli chalet estivi sono tra le cause principali di contagio. E poi ci sono le varianti Delta, che preoccupano un bel po'. Da qui il consiglio dei medici a completare l'iter vaccinale il prima possibile. Noi a Teramo siamo arrivati quasi al 62%, quindi diciamo che resta un po' lo zoccolo duro, però notiamo anche che c'è, come dire, un po' di calo di attenzione, definiamola così, sulla vaccinazione. Noi ci stiamo mettendo in campo tutta una serie di nuove iniziative che vanno dall'organizzare degli slot serali e la mattina presto, tornare in qualche comune anche oltre i 2.000 abitanti a fare la vaccinazione coinvolgendo il sindaco, che è sempre un elemento, come dire, di grande coinvolgimento. Faremo anche delle attività lungo la costa, perché in questo momento, diciamo, il teramano si sposta sulla costa. Siete preoccupati però per la variante? A maggior ragione bisogna vaccinarsi, perché ci sono stati nei giorni passati 2 ricoveri di persone cinquantenni che avevano fatto una prima dose di vaccino e che però poi hanno incontrato il virus e che si sono ammalati, si sono ricoverati con alcuni, seppur leggeri, disturbi respiratori. Non c'è solo il Covid o il trend al ribasso dei vaccini a preoccupare l'ASL di Teramo. La pandemia, con l'isolamento ambientale e la ridotta mobilità, ha causato maggiore fragilità nella popolazione, soprattutto quella che risiede nelle zone montane. Per questo l'ASL è corsa ai ripari, istituendo un ulteriore centro unico di prenotazione a Tossicia. Con questa pandemia ci si è un po' trascurati, no? Per quanto riguarda le altre malattie, in particolare nella zona montana. Quindi voi correte ai ripari e che cosa fate? Nella pandemia è successo anche che tutte quelle cose che erano state sospese alla fine della pandemia sono riprecipitate. Pensate che abbiamo sospeso durante il periodo del lockdown qualcosa come 80.000 prestazioni. Quindi 80.000 prestazioni che abbiamo dovuto recuperare. Oltre a questo recupero abbiamo questo nuovo impatto di nuova richiesta. Quindi il dopo lockdown è una fase critica e diciamo che intanto cerchiamo di gestirla al meglio dal punto di vista della fase prenotativa e speriamo di poter dare una risposta anche in termini di prestazioni a tutti i cittadini che ne hanno bisogno.